visto che dall'ultima assemblea che abbiamo fatto, a parte la novità della sala che l'ho lisciata, ma quella non c'è niente, parlavamo sempre da là, adesso parliamo. A parte questo, noi avevamo affrontato vari temi, intanto questa questione dell'acqua, che è una questione francamente lunga, faticosa. Guardate, gli enti sono tanti e in particolare le procedure italiane sono altrettanto defaticanti. Poi l'ultima fase è la ASL che deve dare la contabilizzazione, diciamo, delle condotte, le vecchie condotte, insomma, è abbastanza difficile che la chiusura delle procedure, però finalmente avete visto anche quella condotta, il pezzo di condotta che abbiamo fatto noi come amministrazione comunale, quei 5 km adesso sono i trocchetti, sono i trocchetti, predispongono gli allacci, non so se qualche allaccio sia stato fatto, ma comunque mi pare di no, però insomma avete visto che stanno predisponendo tutti quanti i tronchetti per poter... Abbiamo fatto anche l'abitazione. L'abbiamo fatta con una parte del finanziamento ASL e no, io dicevo realizzato lo scalo, però una parte consistente del finanziamento, a parte il nostro, era quello per l'ASL. Adesso la CEA sta facendo invece dei tronchetti per arrivare alle abitazioni che sono lontane dalla condotta principale, che sono diversi, credo anche qualche volta anche 300 metri, 400 metri, quindi non sono piccoli tronchetti, però insomma stiamo nella fase veramente terminale. E quindi finalmente quel tratto comunque va verso la soluzione del problema. Secondo, c'è un tema che riguarda tutto il sistema della condotta, perché le condotte ARSIA, ripeto, lo sapete quanto lo conosco io, sono 33 km, quindi le vecchie condotte. E quindi adesso, sulla base dell'accordo che abbiamo fatto presso il comune, dove c'era Antonio, dove c'era il presidente, l'amministratore delegato della CEA, abbiamo detto tutto così come sono, passano le condotte direttamente al lato 2, alla CEA. Loro si sono impegnati a prenderle, acquisirle, l'impegno però era subordinato al fatto che l'ASL è quella di riferimento, non la ASL 3, che lì c'è un presidio, si chiama così, un presidio multizonale che rilascia le certificazioni di potabilità, che sta presso la ASL 2 di Roma, sta al centro di Roma, è in ufficio, che però sovrintende a tutte le ASL per quanto riguarda la potabilità delle acque. Quella ASL lì che ha tutte le carte, perché Antonio gliel'ha mandata 3 volte, poi hanno chiesto, hanno cominciato le procedure, hanno fatto il prelievo anche, stanno facendo i prelievi per fare l'analisi delle acque, appena finito tutta questa procedura, tutto così come sono le condotte passeranno tutte alla CEA e quindi poi avremo un unico soggetto, non più è la CEA, ARSIA, eccetera, un unico soggetto che ha la responsabilità delle condotte. E quindi su quello, diciamo, anche quello è un lavoro complicato, difficile, però insomma siamo andati a buon punto. Come avete visto, abbiamo fatto un intervento di manutenzione straordinaria delle strade, parecchi chilometri, devo dire, ma circa una quarantina di metri, 40.000 metri quadri delle strade, perché se ne mettiamo metri quadri, se le vediamo e moltiplichiamo tutte quante, diciamo. Poi è chiaro che rimane quel tratto ancora, perché faremo un piccolo intervento anche cercando di allargarlo leggermente, la strada dove si è fatta la condotta, proprio ma dopo che abbiamo finito proprio, ultimato proprio definitivamente i lavori, perché sennò li rompi un'altra volta, francamente quello
quello non lo possiamo fare. Tutto il resto, quasi tutto il resto l'abbiamo fatto, gli abbiamo dato una risposta. Questo riguarda pure Tagliatella, tra l'altro, ma Tagliatella poi adesso stiamo andando, poi lo racconteremo a Tagliatella. Poi c'è stata quella situazione che abbiamo avuto su Via di Tagliata con quello smottamento di tufo, e dove lì il problema era più serio di quello che sembrava, francamente. Più serio perché, a parte che sono sceso un pezzo di costone di tufo, poi con l'occasione gli abbiamo fatto proprio una grande pulizia. Avete visto quanti alberi abbiamo dovuto levare, purtroppo, perché comunque creavano una situazione di pericolo, e abbiamo messo in sicurezza anche quella parte diciamo, di via nonostante che la parte sopra, nonostante quello, diciamo, quella di proprietà privata, però poi alla fine stavamo là e abbiamo fatto il lavoro per tutti, perché poi finisce sempre in questo modo. Ora, queste erano buone cose, erano impegni che avevamo preso, quindi pare che siamo andati.